Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi buongiorno a tutti voi che vi siete svegliati da poco, che state andando a scuola, che state andando al lavoro. Dai ragazzi, l'augurio mio di una buonissima giornata ricca di cose belle e divertenti per voi. Oggi ragazzi voglio parlare di 8 ricordi che ho di Fortnite che sono stati rimossi, ed è un quiz ragazzi, è un quiz. Segnatevi ragazzi quelli che sapete e anche quelli che non sapete, vedremo poi alla fine chi avrà totalizzato più ricordi dei ricordi. Quindi ragazzi, senza fermarci, andiamo con il ricordo numero 1 ragazzi, il Friendly Fire. Hanno rimosso tantissimi mesi fa ragazzi la possibilità, quando si giocava in team, di danneggiare i propri compagni di squadra. Sì ragazzi, su Fortnite è esistito per un breve periodo il fuoco amico. Questo ragazzi dava al gioco una competizione molto più alta, perché dovevamo stare veramente attenti a come si sparava, soprattutto ragazzi quando utilizzavamo, intanto qua vediamo ragazzi il post che mise su Twitter Fortnite, che disse appunto il Friendly Fire è disabilitato, perché ragazzi c'era davvero da stare attenti quando si sparava con l'RPG e c'erano magari i nostri compagni di squadra, o con il lanciagranate. Quindi ragazzi bisognava davvero giocare in maniera super competitiva. Friendly Fire ragazzi purtroppo nella scatola dei ricordi, ma andiamo ragazzi direttamente alla rimozione del ricordo numero 2 ragazzi. Forse molti di voi se la ricordano, sto parlando ragazzi di una delle modalità a tempo limitato più bella in assoluto, la Close Encounters ragazzi, meravigliosa, ce la ricordiamo tutti. È rimasta purtroppo per pochissimo la modalità Close Encounters, praticamente era in poche parole quella modalità dove si giocava solo con shotgun e jetpack. Ovviamente c'erano dentro anche le granate ad impulso, c'erano le trappole, c'erano ovviamente gli scildini, i vari oggetti consumabili, ma come armi principalmente shotgun e jetpack. Forse ragazzi non ve lo ricordate, magari alcuni non se la ricordano, ma questa modalità è stata eliminata per colpa delle Skybase. Non so se vi ricordate ragazzi, quando purtroppo hanno capito che i giocatori killavano semplicemente, cioè creavano Skybase, ma anche se altri giocatori riuscivano a distruggerle non potevano fare nulla, perché anche se un giocatore avversario cadeva bastava semplicemente utilizzare il jetpack prima di impattare con il terreno per ovviamente salvarsi. Quindi altra modalità purtroppo che probabilmente non si sa se rivedremo ancora. Andiamo avanti ragazzi con il terzo ricordo delle cose che sono state rimosse ragazzi, la nostra meravigliosa granata fumogena. Per chi non se la ricorda ragazzi, la granata fumogena era una granata di rarità non comune, era verde e serviva per poter per un sacco di cose. Innanzitutto cosa faceva? Quando la lanciavamo e la granata prendeva il terreno, lo dice già il nome, creava una cortina di fumo, ma era veramente densa questa cortina di fumo ragazzi, era molto interessante perché si poteva utilizzare sia per fare dei push contro dei giocatori che ad esempio erano camperati in fortini o case, ma potevamo anche utilizzarla tipo sparandocela sui piedi per avere una coltre di fumo che ci copriva e creare una mini base per curarci o comunque per difenderci. Quindi ragazzi purtroppo granata fumogena è andata. Abbiamo rivisto le granate puzzolenti che adesso ci aiutano un pochettino nel fare dei push, anche perché creano comunque una coltre di puzza tra virgolette che sì e no visibile, ma non di certo come le nostre bene amate. Ecco qua un esempio, potevi cespugliarti con la granata fumogena.
Avanti ancora, ragazzi. Numero 4. Intanto vi ricordo un bel pollicione in su, ragazzi, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Dai, che ci tengo tantissimo. Numero 4, ragazzi. Questa è proprio vecchia. Questa è una cosa vecchissima, ragazzi. Ve la ricordate? L'icona delle granate. Quando recuperavamo, appunto, questi oggetti a terra nei chest o negli airdrop. Tantissimi mesi fa, ragazzi, sebbene tutte le icone delle armi erano praticamente uguali ad adesso, a parte il colore di fondo, che come vedete è un po' più brillante sul verde e un po' più chiaro sull'azzurro, le granate invece avevano questa icona, questo disegno stilizzato, che non si è capito perché non fosse esattamente come le altre armi. Una cosa, ragazzi, che a me è rimasta nel cuore, lo ricordo, ho avuto modo di giocare quando c'era questa icona delle granate, credo si parli di ottobre del 2017, indicativamente nei primi mesi in cui si è uscito Fortnite, un ricordo che ho davvero bellissimo e che piaceva condividere con voi. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Numero 5, ragazzi. Anche questa è una cosa a tempo limitato, la rimozione degli shrines. Cosa sono gli shrines, ragazzi? Questi erano degli edifici che sono stati collocati a caso nella mappa durante il Capodanno cinese. Come sapete, quando è arrivata, tra virgolette, o meglio costruita, la città di Approdo Avventurato, una città dedicata esattamente al Capodanno cinese. Questi shrines, ragazzi, erano delle location dove si trovava dentro un sacco di loot, ma ce n'era tantissimo. Si trovavano chest a profusione, si trovavano a terra delle armi incredibili, ragazzi, veramente veramente meravigliosi. Questi shrines, ragazzi, sono stati rimossi. Secondo me una cosa che gli può un po' assomigliare adesso sono le teste, quelle che vediamo, le teste dell'Isola di Pasqua, ovviamente, ragazzi, anche quelle comunque hanno a terra tre chest, tanta tanta roba, anche questi shrines. Si va avanti, ragazzi, si va avanti. Queste sono belle, raga, queste sono veramente belle, ragazzi. La rimozione delle skin di default di Fortnite. E voi dite, Shooter, come le skin di default che ci sono? Ragazzi, guardate queste immagini. Tantissimo tempo fa Fortnite aveva delle skin di default che erano molto diverse da quelle bruttissime che abbiamo adesso. Come stiamo vedendo, qua ce n'è una, come vedete, una canottiera arancione e un portapistole, ma non è finita. Per il tizio con i capelli lunghi invece un vestito camo con ancora, sembrerebbe, un altro portapistole e degli elementi arancioni. Ecco, qua lo vediamo davanti, ragazzi, lo stiamo vedendo, veramente veramente super super cool queste skin. E per chiudere, ragazzi, un altro dei nostri tizi nel lago che, come vedete, sembra addirittura aver su un giubbotto antiproiettile, così come il nostro tizio di colore che veste una canottiera militare. Queste skin di default, secondo me, sono state tolte perché erano un po' troppo belle, diciamo, hanno deciso quelli di Epic Games di portarle nuovamente a ancora più in una versione base, in modo da spingere gli utenti a comprare le skin nello shop. Erano veramente molto belle queste skin, ragazzi, quindi altro oggetto rimosso, altro ricordo rimosso, mi piaceva condividere con voi. Si va avanti. Qua mi viene da piangere, raga, qua mi viene da piangere, raga. La rimozione della mitraglietta tattica, ragazzi, strabella, la nostra tanto amata mitraglietta tattica, disponibile nelle tre varianti: non comune, rara ed epica. Come non ricordarsela, come dimenticarsela, ragazzi, compagna di tanti tantissimi fight. E per finire, ragazzi, l'ultimo ricordo, la vecchia screen della lobby, ragazzi, completamente scarna, assolutamente vuota, non c'era nulla, ragazzi, e insieme alla lobby c'erano solo tre nuovi menu. La lobby, come vedete, la leaderboards, che non era ancora pronta, e le stats, ragazzi, che come vedete erano molto molto diverse da quelle che sono
quelle che sappiamo noi. Beh ragazzi, questi erano 8 ricordi di Fortnite che mi piaceva condividere con voi e voglio sapere nei commenti quanti non ne conoscevate. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!